Molto banalmente è stato sorprendentemente offerto dai produttori Agostino Sacca, Chitella, Alessandro Passatore, che avevano trovato un grande interesse in questo libro e cercavano un regista a cui affidare la scrittura della sceneggiatura e la realizzazione poi della regia del film. Io ho letto il libro, ne sono rimasto molto colpito, era un libro che parlando in prima persona del dramma di quest'uomo di legge, di questo vice del questore accusato del delitto del suo migliore amico, insomma era molto molto interessante. E poi è nata la sfida di iscriverlo insieme a Paolo Rossi, che non è né il calciatore né il comico e dello sceneggiatore del Pinsala, scrivere una storia che funzionasse per il cinema. Gesù Caringella, come hai ricevuto questa proposta di vedere trasformato un tuo libro in un film? Ma devo dire che il sogno di ogni scrittore è vedere una storia che diventa immagini. E quando il mio amico Cosino Sacca, leggendo il libro, mi ha proposto il film, mi è sembrato una puttana, un sogno troppo meraviglioso. Poi ho conosciuto Zaccariello ed è scattata subito una magia basata sul tradimento reciproco, perché lui ha detto: il film non può essere uguale al romanzo. Ogni scrittore pretende la fedeltà assoluta, ma un film uguale al romanzo è un pessimo film, perché non può rispecchiare la stessa profondità e la stessa complessità. Io, scherzando ma non troppo, dico che il film è infedele, perché la narrazione è più veloce, ha delle varianti nella storia, nelle psicologie, ma non tradisce, perché l'anima del romanzo è rispettata e anzi esaltata. Quindi sono uno scrittore felice del tradimento. Caro Machitella, tu sei un grande lettore oltre che un grande produttore, cosa ti attirava di questo romanzo? La tu sei reduce del successo con il film I Fratelli Manetti, quindi volevo chiederti cosa ti attirava di questo libro, e poi soprattutto tu sei un grande amante della trasposizione cinematografica, quindi qual è stato il tuo lavoro? La prima cosa è che il libro di Caringella è un fantastico legal thriller, cioè qualcosa che difficilmente viene scritto in Italia. Cioè in Italia il genere del giallo è fondamentalmente stato, mi permetto questo termine, inquinato dal successo di Montalbano, cioè quando fondamentalmente il meccanismo sociologico, il racconto più dei personaggi che del giallo, vince. Ecco, qui ci troviamo di fronte a un giallo, un vero giallo, un vero legal thriller, come ne scrivono nei paesi anglosassoni, e di notte c'è la possibilità di fare un qualcosa che difficilmente si fa oggi nel cinema italiano, cioè fare proprio un film legal thriller che non avesse però le caratteristiche del TV movie, cioè di qualcosa televisivo, ma che avesse proprio le caratteristiche cinematografiche. Questa scommessa mi affascinava e io penso che ci siamo riusciti, adesso vediamo che cosa ne penserà il pubblico. Alessandro Passatore, questo film è interamente realizzato, come avete fatto? Cioè, dal punto di vista del valore produttivo era anche un film complesso da realizzare, tanti ambienti, tante situazioni, come avete lavorato? Io ho già fatto 5 film in Puglia, quindi la conosco bene, il libro è ambientato qui a Bari, quindi però abbiamo cercato insieme ad Andrea di dare un'ambientazione che fosse sì la Puglia o Bari, ma senza mai dichiararlo, quindi penso che abbiamo dato, siamo riusciti a dare una visione un pochino diversa di quella che può essere Bari. Poi abbiamo avuto tutte le difficoltà di un film, abbiamo preso anche la neve dell'altro anno con i camion bloccati in mezzo alle strade, ma insomma si è lavorato e si lavora molto bene. Quindi ringrazio anche la Puglia Film Commission che ci ha dato sempre una grande mano. Grazie. Tra l'altro sappiamo c'è tutto lo staff di Re Cinema in sala, Paolo Del Brocco tra l'altro riceverà qui tra qualche giorno il Fellini Award per il grande lavoro che Re Cinema sta facendo. Come si inserisce questo film nella vostra produzione insomma, poi diamo anche delle informazioni, quel film uscirà nelle sale molto presto. Tanto sono contento perché il premio ero io Scamarcio, quindi l'ho vinto io, quindi questo mi dà un scherzo naturalmente. Ma questo ha detto un po' Carlo a quello che è il mio pensiero. Quando appunto Francesco con i produttori ci portò questo libro, abbiamo raccolto una sfida. Noi come Rai Cinema naturalmente cerchiamo di fare tanti tipi diversi di cinema, tutti i tipi di racconti, tanti tipi di linguaggio, cinema per tutti i gusti. In Italia il legal thriller, onestamente, almeno a mia memoria, non mi
sembra che ce ne sia stati negli ultimi anni perlomeno, e quindi è una di queste strade, di questi sentieri che vogliamo percorrere, e questa era una storia molto buona, e quindi ci siamo lanciati anche noi, assolutamente supportando questo film. Abbiamo avuto un sacco di incontri, abbiamo preparato la sceneggiatura, è frutto di un lavoro, devo dire, molto collegiale con i produttori all'inizio, con il regista poi successivamente, perché non è facile fare un film così, onestamente, né nella scrittura né nella regia, perché non siamo abituati, no? Cinematografia in Italia a fare un legal thriller. Spero, io conto, il film è venuto molto bene, spero e conto che si possa aprire un filone anche in questo senso, anche perché oltre alla sala, che assolutamente rimane per me centralissima, questo tipo di film ha anche ulteriori chance successive, no? Sui canali, sulle piattaforme, sui canali free, probabilmente è un film che andrà forse molto, molto di più, trasmesso molto di più rispetto magari ad altri film di diversa natura.